La Padula, Teramo Calcio non è solo Teramo per quello che sta facendo sul campo, per i risultati che state facendo maturare sul campo, ma è anche questo relativo a questi eventi del sociale, della solidarietà. Insomma, ci credete fortemente dalla società e i giocatori? Sicuramente questi sono eventi che fa piacere organizzare, farne parte, perché comunque è una donazione che regala tante cose, tanta gente che comunque fa zoppica un po', diciamo così, e noi facciamo parte di tutto questo, anche la società ci ha dato un ottimo input. Stai confermando anche questa sera di avere un rapporto straordinario con i bambini? Vabbè, io con i bambini, a parte le mie bambine che sono la mia vita, sì, sono veramente, sono l'innocenza, la purezza della vita, che qualsiasi cosa fanno la fanno con, veramente con l'amore, sono stupendi. Famiglie, bambini, scuole, insomma, si stanno avvicinando in tanti alla Teramo Calcio, l'abbiamo visto anche nell'ultima trasferta di Reggio Emilia, che è stata una festa al di là del risultato sportivo maturato sul campo. Sì, voglio ammettere che prima della partita a Reggio sono entrato in campo e ho visto questa bolgia dove ho visto tantissimi tifosi della curva, ma anche tante famiglie che conoscevo, bambini che erano lì per l'amore del calcio e dello sport. E ora tutti insieme fino alla fine dobbiamo restare uniti. Vogliamo fare un invito finale ai tifosi per giovedì? Ragazzi, ci dobbiamo credere per noi stessi, per Teramo. Non molliamo.